Questa non è la città in cui sono nato, è la città in cui lavoro e in cui morirò se continua così. Allora, hai fatto la foto a Gina? Beh, sbrigati, se no ti caccio anche via io. Cara Madonnina, ti raccomando che il papà faccia tante belle fotografie, se no lo cacciano via dal giornale. La Madonnina deve avere ascoltato la preghiera di mia figlia e a Venezia, come un miracolo, uno di quei miracoli da periodo elettorale, Gina appare davanti agli occhi di vetro dei nostri obiettivi. Mi lancio assieme ai miei colleghi all'inseguimento della Lollo, ma improvvisamente ecco presentarsi a tiro di flash Adriano Celentano. Punto su di lui e riprendo la serenata di questo Romeo del Twist che si arrampica fin sul balcone di una Giulietta proprio sprint. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma che ora splende su di noi, su di noi. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor. A sera invece tutti gli applausi sono per lei, sfoggia un collier di smeraldi, ma afferma che non è suo, gliel'hanno prestato, dice, che sia una trovata per sfuggire al fisco. I miei colleghi, beati loro, fotografano tutto e tutti, perfino Franco Rossi e Renato Salvatori, regista e protagonista del film Smog, il film con cui si inaugura la mostra. Sulla passerella del Palazzo del Cinema, autentica fiera delle vanità, continua intanto la sfilata delle celebrità. C'è Anna Moffo, la signora del bel canto. E c'è pure una signora dal bel manto, anche se si tratta di un manto un po' eccentrico. Molto eccentrico invece l'atteggiamento di questa stellina, è la solita ignota la quale sa che la via del successo è lastricata di sorrisi e di scollature vertiginose. Purtroppo io non ho lo smoking, perciò sono rimasto fuori e mi sono sfogato a fotografare i manifesti. L'indomani scovo un grande produttore americano, ma dopo averlo fotografato a sazietà mi accorgo che non è un produttore americano, è solo un italiano che ci prova. Il direttore dell'agenzia mi ha chiesto delle foto della mostra retrospettiva, spero che queste gli vadano bene. Un subacqueo della cinepresa scende in apnea nella scollatura di una divetta, un altro risale alla superficie. Le piccole stelle non mancano e per fotografarle non c'è bisogno di essere Tito Foglen. Ecco come si è conciata Rossella Como per incatenare la nostra attenzione. Marina Malfatti incatena l'attenzione dei registi Orsini e Taviani 1 e 2. Bertolucci legge le critiche al suo film La Comare Secca, ma non è soddisfatto. Prandino Visconti, regista di Una Storia Milanese, è la rivelazione del gruppo dei giovani. Consigliamo a suo zio un film dal titolo Luchino e i suoi nipoti. L'attore americano Don Murray naviga in ottime acque. Questa è Alida Valli, e pensare che c'è stato un tempo in cui il motto a Venezia era Valli, sempre Valli, fortissimamente Valli. Un'altra grande diva del passato è Jennifer Jones, ma se io sono qui oggi non è per fotografare lei, è per riprendere il capolavoro della famosa attrice americana, sua figlia. De Chirico, di cui sono piene le pinacoteche e gli archivi fotografici, posa come sua abitudine. Folco Lulli invece non posa, si riposa sterminando frutti di mare. Per Antonioni e Monica Vitti brilla sempre il sole del successo. Un sole, dicono i maligni, che non teme l'eclisse. Finalmente anch'io riesco a fare un colpaccio. Fotografo Linda Christian e il suo ultimo marito, Edmond Pardo. Ecco che improvvisamente Linda comincia a salutare tutti, anche il produttore Rizzoli che si chiede ma quella che film ha fatto. Riesco a fotografare anche un altro grande produttore, Goffredo Lombardo, il quale quest'anno ha avuto il Leone d'Oro in condominio con i sovietici. Effetti dell'apertura sinistra? Ci sono divi ovunque e bisogna galoppare per fotografarli tutti. Questo non è un attore, è il direttore della mostra, Domenico Meccoli. Il direttore dell'agenzia mi ha ordinato per oggi delle foto di colore e io ho pensato di fotografare le 100 e più giacche di Carlo Mazzarella. Il noto telecronista si ritiene l'uomo più elegante d'Italia. Giorni or sono però un vecchio gentiluomo napoletano vedendolo gli ha detto «Ne Mazzarè, voi non siete elegante, siete pittoresco». Dopo tale dichiarazione, Mazzarella ammette onestamente di vestire in maniera un po' vistosa. Sì, certo, sono molto vistosi, anzi... Lord Bremer diceva, elegante è colui che si ferma all'angolo di una strada senza essere notato. Quindi io, secondo Lord Bremer, non sono affatto elegante. Ma Lord Bremer diceva questa frase per rinnovare l'abito del Settecento, lo diceva polemicamente, quando tutto il mondo vestiva a colori. Oggi, che tutti vestono in grigio, direbbe vestitevi in mille colori, cioè vincete il conformismo. Io sono conformista. Beh,
Non è Bersani questa volta a cinguettare il suo Cidica Cidica, è la voce dell'America, Ruggero Orlando, il quale raccoglie nel suo registratore le voci dell'Unione Sovietica. Poco lontani gli americani regalano ai passanti strani occhiali per vedere meglio Lolita. Tutti sono in attesa del suo arrivo. Anche questo peso massimo della curiosità. E c'è qualche doppia razione di fusto che pensa di poterla conquistare. Lolita è l'attrice Sue Lyon, ha 16 anni, ma non li dimostra. Il suo produttore, Robert Judge, la presenta alla stampa. Ma io, invece di fotografare lei, fotografo questo mio collega indiano. Solo dopo ho saputo che era napoletano. Gli attivisti di Ordine Nuovo, tanto per fare una cosa vecchia, si scagliano contro Pasolini e i pasolinidi. Eccone uno, Franco Citti, ammira una conchiglia e rimane senza parola, anzi senza parolaccia. Anna Magnani, mamma Roma, che assieme al giovane Garofalo, dà un bacione a Citti su richiesta di noi fotografi. Sarebbe stato interessante registrare i pittoreschi complimenti dei due romani, ma con i tempi e le denunce che corrono è meglio farne a meno. Arriva il maestro. A Venezia Pierpaolo Pasolini è riuscito ad avere un'altra denuncia. Sta diventando il benemerito della benemerita. Ecco il famoso Bar Lancaster. Luchino Visconti ha fatto di lui, uomo del Texas, un gentiluomo della Sicilia. Osservatelo bene. Non vi pare che somiglia a qualcuno di casa nostra, il gatto pardo? Ma certo, assomiglia al gatto sardo, Amedeo Nazzari. È arrivato in carne, ossa e baffi per assistere al gran finale. Ci sono davvero tutti questa sera, ma la più ammirata è Paola Di Liegi. La sala è un bouquet di belle donne. Il ministro Folchi è presente alla cerimonia. I premi opera prima ai film David and Lisa e Los Inundados. Le due coppe Volpi per l'interpretazione a Bar Lancaster, l'uomo d'Alcatraz, e a Manuel Riva, impareggiable Thérèse Descheyrou. Leone d'oro in condominio all'Italia e all'Unione Sovietica, assegnate ad Andrei Tarkovsky per L'infanzia di Ivan e a Valerio Zurlini per Cronaca familiare. E finalmente, dopo aver fotografato tutto ciò che era fotografabile, dopo tanti duelli al sole con i miei colleghi, scatto l'ultimo flash e vado a riposare. Prosegui immediatamente Festival Mosca et Berlino, necessitano servizi di Anna Magnani, Gina Lollobrigida e Bar Lancaster. Basta! Sono stufo!